L'anteprima mondiale del docufilm Maestro alla Multisala Paolillo di Barletta inaugura le iniziative del Mese della Memoria, documenta l'appassionante capillare e saggia ricerca del pianista e compositore barletano Francesco Lotoro di portare alla luce manoscritti spartiti dispersi o abbandonati con la fine della Seconda Guerra Mondiale, scritti su qualsiasi mezzo di fortuna. La musica dei Lager diviene universale, priva di barriere spaziali e temporali. Le note sono un inno alla libertà, un ponte per l'eternità, la forza della memoria. Lei ha fatto quasi tutto da solo. Ci sono stati dei momenti in cui è stato preso da sconforto? Sempre, ma queste cose le fai ormai perché sai di doverle fare, non ti puoi fermare. Se mi fermo io, tutte le informazioni, le database che ormai dopo 30 anni mi sono fatto, doveva finire. Grazie a Dio non si è più soli a questo punto della ricerca, a parte c'è l'amico di una vita, Paolo Candido, col quale ormai condivido tutta la ricerca. C'è mia moglie che mantiene, come dire, tutta la vita della fondazione con sede a Barletta, la fondazione che vuole dare una casa a tutta questa musica. Se Dio vuole, fra 4 anni questa casa nascerà proprio qui a Barletta. In tutti questi anni Lotoro ha raccolto un enorme materiale. A Barletta ha sede la Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria per tutelare un patrimonio di immenso valore. L'abitazione del pianista è letteralmente invasa da una mole di documenti e spartiti. È stato creato inoltre il progetto Last Music, una onlus registrata presso il governo italiano che si rivolge a istituti, fondazioni e privati per sostenere i suoi viaggi e permettere la nascita del Thesaurus Musicae Concentrazionarie, una grande enciclopedia di musica concentrazionaria in 12 volumi, 2 DVD e in 4 lingue, che sarà pubblicata nel 2022. E poi la sua città, Barletta, finalmente è pronta ad ospitare la cittadella della musica concentrazionaria, che sorgerà nella ex distilleria in un'area di 8.000 metri quadri. Il progetto, disegnato dall'architetto Nicolangelo Di Bitonto, potrà attuarsi grazie al bando governativo di riqualificazione delle aree urbane e grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Ci stiamo battendo in questo senso, anche qui, da un'idea. Noi avevamo questo luogo, l'ex distilleria, che un tempo era alla periferia della città, di là della ferrovia, era un'industria, insomma. Adesso poi era stata abbandonata, l'avevamo recuperata sottraendo la speculazione edilizia, però non si riusciva a trovare una destinazione adeguata. E abbiamo proposto che questo luogo potesse diventare un luogo di cultura, ecco, per conservare questa memoria, ma anche per continuare a svilupparla, perché sappiamo quanti errori, orrori continuano a imperversare per il mondo. E infatti la cittadella è ormai una realtà, diciamo, finalmente. Beh, sì, mancano ancora dei passaggi cruciali, ma alla fine di questi passaggi dovremmo poter cantierizzare entro l'anno. E daremo a questa musica una metropoli di 9.000 metri quadri, biblioteca, museo, teatro, campus, libreria e teatro all'aperto. Cioè, questa musica si riprende tutto con gli interessi dopo 70 anni. Avrà una città, una sua Bayreuth, un luogo dove chiunque vuole può venire ad ascoltarla, a studiarla, a eseguirla, ad analizzarla, ad affrontarla come se fosse una letteratura, perché ormai questa musica ha tutti i profili di una letteratura.